bentornati nel mio canale. Allora, oggi ho deciso di sfruttare il tempo che abbiamo per stare in casa e ho deciso di renderlo utile, diciamo così, e sto approfittando a portarmi avanti con alcuni progettini, alcuni lavoretti, diciamo, di bricolage che rimandavo da tantissimo, cioè veramente era un sacco che dovevo farli, quindi ho detto approfittiamone e oggi mi voglio dedicare a questo. Vi ricordate che ve l'ho fatto vedere a gennaio addirittura, l'ho comprato il giorno della Befana, quindi intendiamo, cioè rendiamoci conto quanto tempo. E come vi avevo detto all'epoca, volevo pitturarlo e poi mettere una carta adesiva sul vetro, insomma volevo decorarlo, cambiarlo un po' per poi andare a riorganizzare l'angolo caffè, a momenti mi casca, così lo faccio fuori subito, e quindi niente, iniziamo subito, così poi andiamo appunto a riorganizzare insieme, togliamo diciamo quei cassettini che mi chiedete sempre in tanti, dove c'è scritto home, dove l'ho preso. Quella è una cassettierina piccola che ho preso da Lidl tipo 3-4 anni fa, e di solito ripropongono in continuazione le cose. Quelle le hanno riproposte per 2-3 volte in quell'anno e poi adesso che le volete tutti, non si, cioè me lo chiedete veramente in tantissime, tutti che aspettano insomma che ritornino e non le stanno mettendo più, non so come mai. Comunque quelli quindi lo toglierò e vedrò cosa farci, poi vedrò dove metterlo. Per andare a pitturare vado ad utilizzare la mia amata pittura che io ho usato anche per tutti i mobili, perché tutti i mobili che vedete, sia quelli della sala, sia quelli della cucina, tutti quelli che vedete sono ridipinti, li ho fatti io con questa pittura. È la pittura questa qua, Decora Facile. La cosa bellissima di questa pittura è che non bisogna scartavetrare, quindi si mette direttamente sopra i mobili e si fanno le varie mani in base a quanto volete l'effetto, insomma a quanto volete la copertura, diciamo così. E poi una volta fatto tutto si va a mettere quest'altra che è invece la finitura, che permette praticamente, fa questo strato, è trasparente, fa questo strato in cui va a fissare la pittura e a proteggerla, la rende impermeabile, quindi si può spolverare, pulire, avete visto anche con i mobili del soggiorno, insomma avete visto che io li spolvero tutti quanti, e quindi quella diciamo è la cosa che va a completare il tutto. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo a dare nuova vita a questo cassettino, perché come vi dicevo, tra l'altro pesa parecchio, come vi dicevo, diciamo che i colori non sono proprio della cucina, perché comunque questo vetro nero, poi il resto è beige, non c'entra niente con la mia cucina, però mi piaceva un sacco il fatto che ha appunto il cassetto che è tutto ben diviso, e quindi ho detto vabbè, lo prendo perché veramente lo trovo utilissimo per riorganizzare tutto, lo prendo e poi lo vado a cambiare, insomma a ridipingere, se riesco a tirarlo fuori senza fare danni. Pesa veramente un botto. Praticamente è fatta così e dentro a tutti i cassettini in questo modo, per mettere per bene le cialde, per riorganizzare, insomma non vedevo l'ora di organizzare quell'angolo, e quindi iniziamo.
oggi è un nuovo giorno, è il giorno dopo praticamente. Anche oggi c'è una bellissima giornata di sole, per fortuna. E ieri alla fine, tra una mano e l'altra, mentre aspettavo che si asciugava, mi sono data anche al giardinaggio. Ho sistemato un po' il giardino perché era veramente in condizioni pietose. Là c'è ancora casino perché Filippo sta finendo dei lavori. Ci sono pure tutte le scarpe stese che ho fatto una bella lavatrice ieri. E lei che fa come al solito il casino. Cosa c'è? Vuoi la pappa? Ah, hai fame? Hai fame, amore? Andiamo a fare la pappa? Sì! E niente, quindi ho approfittato della bella giornata, del fatto che stavo aspettando che si asciugasse, insomma, la pittura, e quindi ho dato una bella sistemata a tutto quanto. Anche là c'è ancora la carriola da svuotare. Ho anche rastrellato tutto il giardino dalle foglie e niente, così mi sono goduta un po' di sole. Questa qua è la situazione del cassetto, è quasi finito, devo dare soltanto un'ultima mano e poi la finitura. Ci ho messo un pochino in più perché ho fatto un errore, nel senso che questo, essendo in bambù, è tutto rivestito da questa specie di pitture, quindi avrei fatto meglio, non so se avete notato, quando l'ho stesa si apriva tutto facendo tipo dei buchi. La pittura intendo, e avrei dovuto dare una piccola carteggiata per evitare questo, però vabbè, l'ho data dopo, ho dato la prima mano, poi ho carteggiato un pochino la pittura e niente, ho sistemato, così poi andiamo a attaccare l'adesivo davanti e abbiamo finito. Oggi andiamo avanti. Thank you.
Allora, questo qua è il risultato finale. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se vi piace. Mi piace il fatto che comunque qualcosa è cambiato, visto che era da tempo che sapete bene che volevo cambiare un pochino. E poi mi piace perché qua è veramente comodissimo adesso organizzato così. Qua, come avete visto, organizzato in questo modo. Ho lasciato qua tutti i tipi di cialde, cioè il ginseng, deca, e questo invece è il caffè normale. Poi qua ho messo tutte le tisane, queste qua rilassanti. Qua ho messo, c'è un po' un mix che adesso mi è crollato giù tutto quanto. E poi qua ci sono invece i tè normali, e qua ci sono questi qua per fare la tisana, appunto, per mettere quella in foglie, diciamo. E queste qua invece ci sono altri tipi di tisane. Io, come avete visto, su ognuno lascio sempre la data di scadenza, che adesso non mi metterà mai a fuoco, ma lascio sempre davanti allo scomparto il talloncino, lo taglio direttamente dalla scatola con la scadenza, così sto tranquilla, so insomma quando scade insomma dipende dal tè, tisana, quello che è, e quindi almeno sto tranquilla, e lo faccio per ogni tipologia di appunto tè o tisana. E quindi finalmente almeno è tutto organizzato qua dentro, quindi basta aprire qua e c'è tutto. In più abbiamo un pochino liberato lo spazio, insomma, poi volendo questi posso anche toglierli, adesso io li ho messi, ho lasciato sia questo, che sinceramente non so neanche cosa farci perché al momento appunto è rimasto vuoto, questa decorazione qua, e poi lì ho lasciato il barattolo di Maria Rosa che mi dispiace togliere, ma probabilmente magari lo metterò qua in alto. Poi lì al momento ho lasciato appesa questa decorazione qua, che in realtà mi piacerebbe magari mettere un chiodino e appenderla qua, adesso vediamo. E quindi niente, diciamo che comunque è un po' più lineare. Poi se volessi recuperare altro spazio, come vi dicevo, tolgo queste cose, risposto un pochino quello lì e così qua rimane completamente vuoto. E come vi dicevo, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se vi piace, e insomma sono curiosissima di sapere le vostre idee, se vi piace anche come è venuta, che poi questa è plastificata, la carta adesiva, non vi ho detto prima, e quindi è totalmente lavabile, quindi la cosa comoda è quella. Qua, come avete visto, ho pitturato tutto quanto di bianco, e quindi niente, sono super contenta. La carta era un pochino in dubbio come decoro, invece mi piace, poi tra l'altro il rosa riprende anche il rosa del tostapane, quindi insomma mi piace, dai. Fatemi sapere giù nei commenti. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, per avermi fatto compagnia. Vi aspetto al prossimo e vi mando un bacione. Ciao!